Successivamente si rimuove la blocking solution e si aggiunge l'anticorpo primario diluito in latte o BSA ad una specifica concentrazione. Si lascia incubare a lieve agitazione costante a 4 gradi o per un'ora a temperatura ambiente. A questo punto si rimuove l'anticorpo primario, si effettuano tre lavaggi ad agitazione vigorosa per 15 minuti con un wash buffer, solitamente costituito da una soluzione salina come TBS o PBS con TWIN allo 0,1%. Dopo i lavaggi si lascia incubare la membrana ad agitazione lieve, solitamente per un'ora a temperatura ambiente, con un anticorpo secondario diluito in latte o BSA ad una specifica concentrazione. A questo punto si ripetono tre lavaggi con il wash buffer ad agitazione vigorosa per 15 minuti ciascuno. Terminati i lavaggi, si procede allo sviluppo della membrana. Si lascia quindi incubare la membrana con un reagente chemiluminescente. Il tempo di incubazione deve essere ottimizzato sulla base dello specifico reagente utilizzato e sulla base della proteina da rilevare. Si elimina il reagente chemiluminescente luminescente. A questo punto si procede a posizionare delicatamente la membrana sul vassoio di imaging. Si inserisce il vassoio contenente la membrana all'interno dello strumento di rilevazione.